Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Ampia disponibilità di orari. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Gentili telespettatori, bentornati a Salutaria. Oggi parliamo di stress. È una parola di uso comune, di cui ognuno sicuramente conosce il significato, ma vedremo come questa si declina nelle varie situazioni personali, nelle situazioni interrelazionali, nelle situazioni di gruppo, e di questo parleremo con i nostri esperti che abbiamo oggi qui a Salutaria, che vi presento subito. Abbiamo con noi il dottor Dario Urzi, bentornato a Salutaria. Dottor Dario Urzi è un medico chirurgo, posturologo, è stato docente di posturologia presso le università, qualche sede universitaria di Padova, Modena. Ecco, il dottor Luca Lombardini, psicologo, esperto in psicologia positiva. Ecco, già qui. Dell'umorismo. E dell'umorismo, perfetto. Adesso poi vedremo come questo rientra nel tema della giornata. Quindi partiamo proprio da qui. Lo stress è una parola di uso comune. Vogliamo darne una definizione, chiaramente tenuto conto anche già di quello che l'accezione popolare si aspetta. Dottor Urzi, cos'è lo stress? La parola stress significa tensione, qualche cosa che ci sollecita. Nei libri di fisiologia, quelli più autorevoli, si dice che lo stress è un fatto fisiologico, assolutamente normale, fondamentale per la vita e la sopravvivenza. Che cos'è? È la risposta di un organismo a una situazione di allarme, di pericolo. E in questa situazione di pericolo il nostro corpo risponde in un modo meraviglioso, con una velocità straordinaria, 12 millesimi di secondo, per avere una scarica di adrenalina, di cortisolo, noradrenalina, un'attivazione di quei sistemi che danno immediata energia al corpo. Aumenta la glicemia, aumenta il colesterolo, aumentano i trigliceridi, aumenta la pressione arteriosa e aumenta la frequenza cardiaca. Tutto il sangue va ai muscoli scheletrici, possiamo lottare contro il leone o scappare veloci come una gazzella. È chiaro che fortunatamente la nostra vita non ci mette quotidianamente di fronte al leone, per cui, dottor Lombardini, parliamo di soggetto eustressato e soggetto distressato. Quindi eustressato è uno stress fisiologico, come diceva il dottor Urzi, che è una funzione anche importante della, diciamo, della fisiologia umana. Allora, il problema appunto dello stress, che è una reazione fisiologica, è quando superiamo la fase di utilità dello stress stesso, nel senso che lo stress si sviluppa nella foresta quando c'erano i leoni, c'erano gli orsi, perché in breve tempo dovevamo attaccare o fuggire oppure morivamo, quindi in un modo o nell'altro la cosa era risolta nel breve. In realtà oggi i leoni, come si diceva prima, non ci sono, difficilmente quando si va in ufficio si trova il leone, a casa magari uno ha la suocera, vabbè, però non è un leone reale. Il problema è quando perdura la cosa dentro di noi psicologicamente, quindi noi
rimaniamo attaccati a una dimensione di minaccia percepita, questo è il fattore importante, sì, che ci porta nelle fasi successive, che sono di resistenza oltre il dovuto, fino ad arrivare alla fase di esaurimento. E se uno fa un lavoro fatto bene, poi riesce anche a morire, diciamo, se si impegna profondamente. Ecco, ma che cos'è che avviene? È un errore cognitivo di interpretazione della situazione fattuale? Perché si trova nella condizione di stress anche quando questo non è necessario? Qui c'è un bel problema, nel senso che il nostro cervello emotivo è quello della foresta, il nostro cervello cognitivo è quello, diciamo così, del 2020, e spesso non dialogano molto bene, per cui possiamo tra virgolette considerarlo un errore cognitivo, nel senso che è la nostra prospettiva del mondo che dà un certo peso agli eventi che ci capitano, che dà un certo peso alla nostra capacità di rispondere agli eventi, e conseguentemente magari interpretiamo quel qualcosa che non è un leone come fosse un leone. Soprattutto al giorno d'oggi tendiamo a vedere, non del tutto consciamente, ma a vivere tante situazioni come fossero leoni. Un momento della e qui interviene l'umorismo perché ci aiuta a ridimensionare i leoni. Prima di passare all'aspetto terapeutico, al suggerimento per uscire da questa condizione, perché dottor Urzi, una condizione di stress permanente ovviamente è dannosa per l'organismo. È molto dannosa. Noi non sappiamo perché. Intendo dire, l'uomo comune non sa perché, la scienza lo sa benissimo, la fisiologia lo sa benissimo. Spiego in due parole quello che succede nel distress, no? Noi percepiamo una realtà che ci aggredisce e ci minaccia, non c'è il leone ma simbolicamente ce ne sono tanti. Certo. In questa situazione si attiva il meccanismo dello stress, sale l'adrenalina, il cortisolo. Gli effetti quali sono? E non è soltanto il fatto che la glicemia rimane alta anche se non mangiamo zuccheri, il colesterolo è alto, è un substrato energetico, anche se non mangiamo grassi. Allora abbiamo voglia noi di abbassare la glicemia e il colesterolo con farmaci. Dobbiamo ritarare il sistema. Non soltanto questo, cosa avviene? Il sistema digestivo, quando noi siamo in battaglia col leone, non abbiamo la collina in bocca. Tutta la sfera, diciamo così, genitale, non c'è eccitazione. Se questa cosa continua a lungo, il fenomeno è sempre quello: disturbi digestivi, disturbi della sfera sessuale, impotenza nell'uomo, infertilità nella donna, alterazione del ciclo sessuale, la tiroide si sballa completamente, le surrenali non ne parliamo. Certo. E quindi gli effetti sono questi, e sono gli effetti che nel breve periodo vanno bene, non è un problema, lottando contro il leone, non avere la collina in bocca o non avere eccitazione sessuale, ma certamente lo è nel lungo periodo. Certo. Come si fa a regolare il sistema, a ritirare il sistema? Con un senso di realtà e una pratica di vita che ristabilisca equilibrio tra la sfera emotiva e la sfera cognitiva. Ecco, dottor Lombardini, invece nella sfera psicologica quali sono, diciamo, le stigmate della persona stressata, distressata? Ah, l'uomo occidentale, quello è già una stigmata che basta. Lo completa. Diciamo che dire c'è una caratteristica, tutti ne siamo sostanzialmente oggi vittima per tutta una serie di motivi, poi è chiaro che ognuno di noi ha delle sensibilità diverse, ma di fondo la nostra società è una società, e questo è importante sottolinearlo, perché delle volte la persona dice sono io il problema. Sì, in parte siamo noi, in parte anche il sistema in cui viviamo che cognitivamente ci bombarda. Siamo pressati continuamente da urgenze o apparenti tali, anche per un sistema, diciamo, un pochino commerciale. Certo. Ti metto la paura, ti do la soluzione. Certo. Quindi siamo iperstimolati da questo punto di vista. C'è un pochettino la competitività. La competitività impone, e soprattutto, adesso non per portare l'acqua al mulino del progetto, ma il prendersi troppo sul serio, perché fa parte tutto di un meccanismo dove viene a mancare quella che è la soluzione
necessaria per gestire lo stress, che è il distacco e il riuscire a ridimensionare. Ecco, quindi qua magari possiamo già fare un accenno sulla terapia poi che voi proponete con il Good Life Lab e con l'Anti-Stress Lab, nel senso che probabilmente si riprende un po' quella che era una massima socratica della cosiddetta ironia, cioè il fatto di prendere le cose senza relativizzarle come se fossero decisive momento per momento, ovviamente aumenta l'aspettativa, la tensione, la competizione, è quello che va sotto il nome di stress. Avere la capacità quindi di mettere tra parentesi, di relativizzare ove ovviamente è opportuno, è diciamo la soluzione. Quindi vogliamo dire in che cosa consiste questa Good Life Lab, un laboratorio di buona vita. Dottor Urzi, che cos'è? Innanzitutto la buona vita è conoscenza e rispetto delle leggi di natura, obbedienza alle leggi di natura. Se io decido che va bene mangiare in un certo modo, dormire in un altro e non rispettare il ritmo sonno-veglia, quello del sole che sorge e che poi tramonta, lo posso fare, ma la mia tiroide si sballa completamente. Certo. Quindi non posso fare quello che voglio io, perché la natura ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Quindi la prima cosa è obbedienza, conoscenza alle leggi di natura. E quindi questo è un primo punto, quindi un rispetto delle condizioni fisiologiche, di non esagerare. Vero è anche, dottor Lombardini, che probabilmente tutte le cose piacevoli vanno un po' nell'altra direzione. Qual è l'equilibrio? Perché anche la mancanza di una gratificazione può essere un elemento di stress. Il dottor Urzi ha usato una parola fondamentale nella gestione dello stress, che è l'esagerazione. Quello che noi spesso, il desiderio sfrenato, è nel momento in cui noi seguiamo totalmente il desiderio in una direzione, tendiamo a compensare altre necessità sempre con quella direzione. È lì il problema, il troppo storpia. Voglio dire, molto spesso, tornare anche ai detti popolari, a volte magari sono degli stereotipi, però delle volte sono delle perle di saggezza. Ci azzeccano, perché si sono poi l'equilibrio mantenuti per secoli. Esatto. Certo. Quindi insomma l'equilibrio, quindi legge naturale della fisiologia del corpo, equilibrio. Quindi abbiamo già messo due puntini. Ci fermiamo solo per qualche istante per le consigli pubblicitari e ritorniamo qui a Salutaria per parlare di stress e terapia antistress. A fra poco. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, ampia disponibilità di orari, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In clinica dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Eccoci rientrati a Salutaria, oggi stiamo affrontando il tema della terapia antistress. Abbiamo dato qualche definizione con i nostri ospiti, il dottor Dario Urzi e il dottor Luca Lombardini. E vogliamo adesso entrare un pochettino nel suggerimento, diciamo, nei consigli, nel trattamento vero e proprio dello stress.
Abbiamo detto che una condizione di stress è fisiologica entro certi limiti. Diventa in qualche modo patologica quando supera le necessità fisiologiche. Quindi che cosa facciamo per una persona che è stressata, per cui vive una condizione continuamente bombardata dagli ormoni dello stress, in una condizione psicologica in cui questo stress si manifesta con difficoltà di relazione, con poca voglia, poca motivazione? Che cosa facciamo per queste persone, dottor Urzi? Noi proponiamo tre moduli di lavoro. Uno è l'Anti-Stress Clinical Lab, dove io e il dottor Lombardini insieme lavoriamo a livello fisico e psicoemotivo sulle singole persone, fanno una terapia antistress. La terapia antistress non è una terapia farmacologica che quando serve fanno, perché certo, io stesso la posso prescrivere o altri medici più competenti di me, magari su fatti endocrini o d'altro genere, la prescrivono. È un lavoro su come utilizziamo le strategie di comportamento per modificare queste risposte anomale nel corpo e anche nella mente, nella psiche. Quindi si parte da una pratica di buona vita individuale che poi viene estesa al lavoro di gruppo che si fa nel Good Life Lab, sino al lavoro nelle aziende, che è la pratica antistress nelle aziende, dove ci sono equip che devono lavorare bene insieme. Nel lavoro individuale la base è scoprire che ci sono dei comportamenti che partono dal corpo, cioè posture, movimenti, la fluidità del respiro, che generano immediatamente degli effetti benefici nel corpo. Io non posso pensare di avere una situazione tranquilla dal punto di vista emotivo, senza rabbia, se non parto dalle posture del corpo. Quindi partiamo da questo livello per andare poi a livello psicoemotivo. Ecco, e cosa si fa invece sul versante psicologico? Nel caso in cui, per esempio, ho un capo, questo capita spesso nel lavoro, i clienti, eccetera, alle volte non possiamo sceglierli, no? La persona pensa che la gestione dello stress sia devo risolvere lui. No, le strategie per gestire lo stress si chiamano strategie di coping, cioè dall'inglese to cope, affrontare, sono di due tipi. Una focalizzata sul problema, allora effettivamente cerco di risolvere il problema, quindi o cambio il cliente o riesco ad agire in qualche maniera sul cliente, ma molto spesso il fatto di voler cambiare gli altri da un punto di vista psicologico è fallimentare e frustrante e ci porta fuori dal nostro potere. Il secondo tipo di strategie invece sono strategie di coping fondate sulla relazione con il problema, sull'emozione si dice, no? Sulla capacità di gestire l'emotività creata dal problema stesso. E molto spesso gran parte del lavoro si fa qui, perché questo è il nostro potere, perché le emozioni sono nostre. Quindi da un punto di vista psicologico è molto importante partire da noi stessi prima di pretendere di cambiare quello che è fuori. Per quanto riguarda invece l'aspetto relazionale, in che maniera lo stress influenza la qualità della relazione e che cosa può fare il Good Life Lab in questo versante, dottor Urzi? Intanto le situazioni di stress cronico diminuiscono di molto la tolleranza, per cui una cosa che di solito accetto tranquillamente mi fa imbestialire, no? Specie se è fatto da una persona che è lì in casa, con cui ho familiarità. Ma la stessa cosa accade al lavoro, quindi rapporti di coppia, rapporti con i figli, rapporti con l'altro. Il punto fondamentale, riallacciandomi al discorso psicoemotivo, è che dobbiamo ricordare che le emozioni non sono tra le nuvole, si manifestano nel corpo come fenomeni ormonali, biochimici, muscolari, di respiro, di cuore, di polmoni, di reni, di tutto. Ora, quando noi lavoriamo su questo, e io ci lavoro molto sul piano fisico, tecniche di osteopatia, tecniche di vario genere, e so bene che se non affronto la cosa anche sul piano psicoemotivo, infatti lavoriamo insieme, quella persona può anche stare bene perché io uso una buona tecnica manipolativa, mollo il collo, ma il giorno dopo o due giorni dopo gli ritorna, è la persona che genera. Ecco perché entra la Good Life, perché se io non modifico il mio comportamento dal corpo fino alla mente, non modifico i fenomeni che mi fanno stare male, e l'alternativa è un diverso modo di comportarmi. Questa parte è la parte di terapia vera e propria, cioè accompagnare una persona a scoprire che può mangiare, respirare, muoversi, pensare, comportarsi in un altro modo che va molto meglio, che lo fa star bene. Ecco, questo è un po' un esempio
con il quale bisognerebbe trattare un pochettino tutta la patologia. Non è possibile fare una distinzione tra l'organico e lo psichico, no? La sfera organica e quella psichica. Per cui nella pratica, ecco, il dottor Urzi faceva qualche esempio su come si può fare degli esercizi anche fisici di autocontrollo della tensione muscolare. Nel versante psicologico, che cos'è che prescrive lei? Lo stress è un'attivazione, quindi quando l'attivazione dura troppo, mm-hmm. Ci porta a tutte le conseguenze fisiche e psicologiche che abbiamo visto. Dal punto di vista psicologico possono essere attacchi di panico, ansia, mm-hmm. fino ad arrivare alla depressione e via dicendo. Mm-hmm. Allora il trucco qual è? Dobbiamo trovare il modo di staccare, mm-hmm. se non riusciamo a risolvere il problema, quantomeno di staccare, quindi togliere l'interruttore per andare in fase di recupero. E questo, ci sono varie strategie, tecniche di respirazione piuttosto che mille altri modi suggeriti. Una cosa particolare che suggeriamo noi, per la mia formazione, per la mia esperienza, per la mia passione e per l'esperienza su di me, mm-hmm. è l'utilizzo dell'umorismo. Inteso non tanto come il banalizzare, anzi l'umorismo usato bene è una cosa molto seria, mm-hmm. proprio perché ci permette di ridimensionare, mm-hmm. ma soprattutto ha una caratteristica. Tanto mm-hmm. più l'emozione negativa che è sotto noi la ribaltiamo umoristicamente, mm-hmm. tanto più farà ridere. Okay. Se noi riusciamo in questo scarto, creiamo un distacco non solo cognitivo, mm-hmm. non solo emotivo, ma anche un rimbaltamento emotivo. Daremo al corpo, e qui si unisce, mm-hmm. un'emozione diversa, produrremo degli ormoni diversi e quindi una strategia molto potente. Non si può partire però facendolo, cioè uno adesso dice ok, uso l'umorismo con lo stress più grande che ho. Mm-hmm. Bisogna contemplare questa possibilità, che in altre parole significa la capacità di ritornare mm-hmm. a giocare mm-hmm. nelle piccole cose e poi pian piano nell'emergenza, in determinate situazioni, con determinate strategie potrebbe venirci in aiuto. Queste tecniche come si declinano, come si applicano ad esempio nel team building, nell'azienda dove ci sono dei gruppi, delle equip, dei team che devono lavorare insieme, quindi è auspicabile che abbiano un'ottima feeling all'interno del gruppo? È il mettere in scena le situazioni reali, come fossimo a teatro, poi sul palcoscenico quello che avviene è vero, non è mica una fantasia. Possiamo innanzitutto vedere come noi ci comportiamo, perché l'autoosservazione è difficilissima. L'ironia viene fuori da sola, infatti l'ironia è dissimulazione, no? Certo. Qual è la domanda? Cosa possiamo fare di diverso in quella situazione? Cioè comportamenti alternativi, e li mettiamo in scena. Per la compagine di vertice che cosa si fa, dottor Lombardini? In realtà io credo che oggi il 95% dei problemi, questa è una mia statistica, dei problemi che ci sono nelle aziende, sia di tipo procedurale che soprattutto di tipo relazionale, derivino da un'incapacità di gestire lo stress. Quindi anche con i manager si cerca di creare una sinergia perché siano loro i primi a riconoscere quelle che sono, diciamo così, le incrinature nella gestione aziendale, nelle relazioni, diciamo, all'interno dell'azienda. I primi a riuscire a mettersi in discussione su questa cosa e vengono sensibilizzati sull'importanza del benessere organizzativo e del clima. Perché nella curva della performance, se si va a vedere, tanto aumenta, lo stress deve arrivare fino a un certo punto. Dopodiché, quando siamo arrivati al punto di ottimo, si aumenta il livello di stress. Le ricerche dicono, il livello di performance diminuisce. Beh, questo è un ottimo esempio. Io direi che possiamo concludere proprio su questo la nostra puntata di Salutaria. Io ringrazio i nostri ospiti, il dottor Dario Urzi, il dottor Luca Lombardini. E ai nostri telespettatori non possiamo far altro che augurare una good life. Ecco, per cui vi aspetto qui a Salutaria per parlare di benessere e salute con i nostri ospiti. Arrivederci. In Clinica Dentale potrai trovare professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica Dentale. Cresciamo insieme a voi.